Allora, political policy, il potere della collective intelligence. Oggi ho la fortuna di avere qui una persona che è molto conosciuta sul web, Orazio. Poi se dico delle cose non giuste correggimi, Orazio. Ti sento malissimo. Che è fondatore di Alba Mediterranea. E prima che iniziasse l'intervista stavamo parlando di questo discorso della cambiale sociale, che è una prerogativa di questo movimento. Vuoi dirci qualcosa? Sì, la cambiale sociale è uno strumento diciamo triplice, perché è diciamo strumento di reddito di cittadinanza autoprodotto o autoindotto, è uno strumento di scambio diciamo di compensazione fra aziende, poi spiego meglio nel dettaglio, ed è un possibile utilizzo al di fuori della legge dell'obbligo della parità di bilancio degli enti locali e al di fuori anche della possibilità di indebitamento degli enti locali, e quindi è uno strumento che legittimamente e legalmente si può utilizzare. Quindi sono tre strumenti in realtà. Il primo strumento è quello della del riconoscimento, nel senso riconoscimento della funzione primaria dell'uomo sociale, e cioè della possibilità di ciascun uomo di avere perché è e non perché più o meno ruba agli altri. E quindi c'è un coacervo di valenze che entrano in gioco in questo concetto, e sono valenze che tutte danno il valore. Tutte danno il valore a ciascun uomo singolarmente, anche un tronco umano, anche quello che è incapace di intendere di volere, anche lui è centralità di valore. E certo. È chiaro? Perché induce valore attraverso gli altri che fanno parte della sua collettività. Il vecchio inabile che non si può più spostare al centro della tribù, il vecchio saggio della tribù che oramai ha 90, 100 anni, 120, Matusalemme, anche lui, siccome è portatore del valore, del ricordo, della memoria, del sapere della tribù, è il centro del potere, pure se non può fare niente, non può più produrre niente, cioè, questo per dire che nell'antichità questo aveva un valore importantissimo, che oggi via via si è andato sminuendo, andato diciamo frammentando in mille rivoli, e nessuno di questi rivoli è riconducibile più all'uomo. Ma in relazione a quello che stai dicendo mi viene in mente una cosa, che questa cosa io condivido totalmente, non so più dove l'ho sentita, insomma, voci di corridoio da esponenti dell'Unione Europea, è arrivata una voce dicendo: ma per loro in un prossimo futuro sarà necessaria l'eutanasia. Questa cosa. Scusa, vedi l'ultima frase, non ho capito. Per loro, nel prossimo futuro sarà necessaria l'eutanasia. Questa roba è una cosa scioccante. Non riesco a capire, scusami, vedi l'ultima frase, non sono riuscito a capire. Sì, per alcuni esponenti dell'Unione Europea sentivo che dicevano che in un prossimo futuro sarà necessaria all'umanità l'eutanasia. Sì, esatto, è proprio, allora, già si parla di almeno 2 miliardi di persone che andrebbero eliminate. Qualcuno dice addirittura che si dovrebbe tornare, per essere un mondo sostenibile, dall'ecosistema attorno ai 3 miliardi di persone come massimo. E quindi quello che dicono questi signori nelle voci di corridoio che si sentono in giro è che buona parte dell'umanità, quella che a parere dei grandi maestri andrebbe eliminata perché non produttiva, ma non produttiva non significa non produttiva per sé, ma non schiavizzabile, che è molto diverso. Quindi non produttiva è quella fascia di gente non inabile al lavoro, ma non schiavizzabile, quindi non utile a loro.
E questo è il concetto che loro non dicono, ma che è quello in funzione del quale fanno questa discriminante. Ma per tornare al discorso originario del cambiale sociale, quindi la cambiale sociale ma diciamolo che questo concetto è aberrante, è incredibile. Ma certo che è aberrante, questo è un folle, è l'eutanasia genetica, la quella, diciamo, patologia filosofica genetica umana che era, è nata sotto il nazismo, certo. che poi non era poi tanto nazismo, e che è conseguenza del fatto che l'uomo non è più al centro del mondo, ma è la produzione al centro del mondo, e l'uomo è funzionale a questo. Questa è l'aberrazione. Non è più l'uomo al centro del mondo, ma è l'uomo come oggetto del consumo, della produzione messa in atto da qualcuno. Ecco che cosa c'ha nella testa questa gente qua, insomma. Certo. C'è altro nazi di ultima categoria. Ma d'altra parte la razza eletta non è che siamo noi, lo dicono altri da 2000 anni, insomma, di essere la razza eletta. E quelli vogliono controllare il mondo, non solo la loro razza e la loro etnia, che in realtà non è neanche un'etnia, come oramai sappiamo bene, ma comunque sì, insomma, per tornare invece alle cose che ci riguardano direttamente, quindi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo riporre al centro del mondo l'uomo come soggetto, come persona, diciamo, entità sovrana e autodeterminante la sua realtà, cioè ognuno di noi deve riuscire a poter determinare e a vivere una vita secondo il suo principio, non ha importanza quale sia, purché ovviamente non vada a travalicare il diritto alla libertà degli altri, come sei in tanti secoli oramai ben precisato, no? La libertà tua finisce dove comincia la mia, insomma è chiaro che lì il concetto va rispettato, però fino a che quello non lede la libertà degli altri, ciascuno deve essere libero di fare quello che vuole, come era una volta, ma non perché uno come me possa immaginare una volta era tutto perfetto, tutto bucolico, tutto arcadico, no? Tutto assolutamente pastorale, proprio l'Eden in terra. È chiaro che non era affatto così, e la gente viveva molto peggio di adesso, diciamo proprio in maniera fisica, perché non c'erano tutti diciamo, i benefit che abbiamo noi attuali, dovuti all'energia, all'assorbimento dell'energia massiccia, energia artificiale ovviamente, non quella umana, e quindi ovviamente viviamo meglio, ma sotto il profilo dei rapporti umani, dei rapporti solidali, dei rapporti sociali, noi viviamo molto, ma molto peggio, noi viviamo in ghetti alveolari, in nicchie, come si dice, vabbè non viene il termine, e quindi era un termine che usava Nietzsche, comunque insomma il concetto è questo, che noi dobbiamo risocializzare l'uomo, dobbiamo fondere tutte le individualità in una solidarietà, in una condivisione da una parte della soggettività molto più ampia di quella che è attuale, ma integrata nella compassione della società rispetto a ogni singolo individuo. Quindi la compassione intendo sentimento di pathos, di entrare nel pathos dell'altro e di immedesimarsi nell'altro, senza essere l'altro, perché l'individualità va tutelata e va anzi molto espansa rispetto a quello che è attualmente. Però con il concetto, ritornando alla cambiale sociale, noi nella cambiale sociale ridiamo il potere a ciascun individuo, frammentiamo il potere capitalista oggi in pochi centri di potere economici mondiali, lo riframmentiamo in 6 miliardi, 7 miliardi, 8 miliardi di entità singole, che ognuna di loro sarà portatrice di quella frammentazione, di quel frammento, di quella parcella del valore del potere. Quindi, essendo io al centro del potere, io uomo, io individuo, posso di nuovo anche emettere potere monetario, quindi valore monetario, e quindi ciascuno di noi nella nostra
diciamo, follia utopica che portiamo avanti, ma di cui siamo perfettamente convinti che non è un'utopia ma è una possibile realtà, fra l'altro già realizzata molte volte anche recentemente al mondo. Quindi non è che raccontiamo cazzate tanto per dire, raccontiamo cose che avvengono tuttora anche in giro per il mondo, solo che ovviamente la grande diffusione, la grande informazione, la grande stampa, la grande medialità non lo divulga, perché se lo divulgasse andrebbe contro l'egemonia della cultura dominante e quindi andrebbe contro gli interessi del potere politico, del potere economico che ci domina attualmente, e quindi non appare questa informazione. Quindi per ritornare al discorso, quando io frammento il potere economico evito ed impedisco l'accumulo del potere in senso lato e quindi impedisco la centralizzazione anche dell'informazione, e quindi per esempio posso ovviare a queste fonti di informazione attraverso un'informazione diffusa come quella appunto attraverso internet, attraverso i vari blogs, attraverso i vari siti di informazione alternativa che ormai sono centinaia di migliaia al mondo, per non dire milioni. Bene, bene. Poi vuoi dirci qualcosa su questa cosa che io, da grande incompetente quale sono, non mi suona tanto bene questa cosa della decrescita felice. Io ho sentito dire un'equazione. Allora, aspetta un attimo. Se no non si sente poi. Non capisco questa equazione che è stata detta, non la riesco a capire, però ripeto, io ho un'intelligenza medio-bassa, quindi non fa testo. Sarà poi l'intelligenza collettiva alla quale noi tutti siamo sottoposti che decreterà che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E l'equazione è questa qua. Ma mi si dice questa equazione, come si fa ad andare avanti in un sistema che è limitato, associato a un capitalismo che spinge sempre la crescita? Non fa una grinza questa equazione, ma io non sarei poi così sicuro che il sistema in cui viviamo sia limitato, non lo sono affatto sicuro, alla luce anche di quello che dice Giuliana Conforto sulla forza elettrodebole, che la Terra emette, e questo è misurabile, una energia illimitata. Vuoi dire qualcosa su questo? Allora, non ho capito bene l'ultima frase, comunque ho capito, diciamo, il senso generale, spero di essere in tema. Allora, in senso stretto è vero che la Terra è finita, quindi sono tot milioni di tonnellate di rame che comincia a scarseggiare, come tot milioni di manganese che oramai vanno a rastrellarlo sul fondo dell'Atlantico a 5.000 metri di profondità perché non se ne conoscono altre riserve, e così via. Però questi che fanno questo, diciamo, propugnano questa teoria, fanno finta di non sapere la decrescita felice, no? Esattamente, fanno finta di non sapere che oramai circa l'85-88% di tutti i beni prodotti sono prodotti astratti, non concreti, cioè servizi, consulenze, prestazioni. E quindi in quel senso lì, per esempio in senso artistico, la musica, che ne so, il cinema, il teatro, che ne so, tutto quello che riguarda la comunicazione, tutto quello che riguarda le rappresentazioni di qualunque genere, o le consulenze tecniche, scientifiche, gli expertise di ogni genere, insomma, sono tutti manifestazioni del pensiero, non della materia. E quindi in una società che evolve sempre più verso la tecnologia, sempre più verso diciamo la parte immateriale della conoscenza, stavamo dicendo prima per telefono che per fare un'automobile 100 anni fa ci volevano 2 tonnellate d'acciaio,
adesso per fare un'automobile con più o meno, anzi con prestazioni molto migliori di ogni non solo velocistiche ma di consumo, di comfort e di quant'altro, bastano più o meno 300 kg di acciaio, quindi 8 volte di meno, 7 volte di meno. E questo vale per qualunque altra cosa, quindi anche per quanto riguarda il prodotto finito, il manufatto, una volta per fare un computer, parliamo degli anni 80, io avevo un Apple, avevo un Commodore, eccetera, eccetera, e a parte il costo proibitivo, perché costavano 2 milioni e mezzo costava l'Apple nell'80, cioè costava come un'automobile. Oggi un computer con prestazioni mille volte più alte, per non dire 10.000, 100.000 volte più alte, no, o anche milioni di volte più alte, costa 20, 30, 50 volte di meno e soprattutto richiede 100.000 volte di meno energia, materia e tempo per essere prodotto. Quindi, come dicevamo pure prima, quello che è importante nella vita di ciascuno di noi e anche nella vita della società, quello che costa davvero tanto in tutti i tre elementi che abbiamo detto, che è la conoscenza tecnologica, la scienza in generale e il mondo scientifico anche nelle persone e negli individui, è il primo elemento. Il secondo elemento è la materia prima e il terzo elemento è l'energia. Quello che è veramente importante in tutto questo, e che è il quarto elemento che però non viene mai analizzato, ma è quello è essenziale, è il tempo. Il tempo per creare qualunque cosa, il tempo di ciascuno di noi per, diciamo, da dedicare alla realizzazione di qualunque cosa. Per esempio, per scrivere una lettera, mille anni fa o anche solo 1180 anni fa, prima che si inventasse la macchina da scrivere, ci voleva il notaio, perché pochi sapevano scrivere e costava un sacco di soldi far scrivere una lettera dal notaio. 100 anni fa è stata inventata la macchina da scrivere, 150 anni fa è stata inventata la macchina da scrivere, ciascuno a casa sua poteva scrivere una lettera, quelli che se la potevano permettere la macchina da scrivere, scrivendo malamente, ma potendo scrivere molto più velocemente che a penna, con la penna, con l'inchiostro e poi l'avviro e quant'altro, insomma, finché ci siamo evoluti. Oggi noi abbiamo i moduli già in memoria sul computer, basta solo che compiliamo col nome e cognome a cui vogliamo indirizzare il nostro messaggio e in 10 secondi mandiamo 1000 messaggi, 1000 lettere a 1000 destinatari diversi, o anche più se vogliamo. Quindi questo sta a dire che quello che è importante, a prescindere dall'efficacia della realizzazione, perché lì poi sarebbe un discorso a parte, ma comunque noi possiamo quindi massimizzare il nostro tempo in, producendo una quantità enorme di realizzati, di prodotti realizzati, fruibili, in pochissimo tempo. Quindi il concetto che andrebbe molto approfondito e dovrebbe essere, diciamo, materia della futura moneta che si andrà a coniare nel momento in cui prenderemo il potere noi, e cioè la moneta tempo, la quantità di tempo di ciascuno di noi che andrebbe quantificata per la realizzazione del proprio essere, della propria volontà, del proprio valore. Perché il valore, come abbiamo detto, è dentro l'individuo, nel singolo individuo, differentemente da ogni singolo individuo, perché ogni singolo individuo ha delle capacità personali, individuali, soggettive, non replicabili, come per esempio può avere un filosofo o un grande pittore, che ne so, un genio piuttosto che uno psicopatico, perché anche lui ha delle valenze. Quindi ecco, andrebbe esaminato questo valore. Ma per tornare alla cambiata sociale, che è anche... Va bene, va bene, fammi fare solamente un'affermazione su questo discorso del tempo. Il tempo, io una volta ho sentito la signora Giuliana Conforto, no, che diceva una cosa sul tempo che è incredibile, che il tempo è un grande inganno, ancora prima della moneta.
E questo è molto vero, è molto vero, perché... aspetta un attimo che spengo il microfono. Questo è molto vero, questo è molto vero perché noi, come diceva Platone, siamo schiavi dei metalli, in quanto poche persone sanno che il tempo viene misurato dal tempo di decadimento del carbonio all'interno del cesio, poi si fa una media intorno al mondo, eccetera, eccetera. Tutti hanno l'orologio, vedono un tempo e credono che il tempo sia lineare, e così fa crescere il debito nel tempo. Ma questo è un grande inganno, perché è un'imposizione, il tempo misurato tramite un metallo. Non, è un punto interrogativo questo, non c'è una risposta, ma questo è un punto interrogativo, si capisce bene come questo sia un inganno, insomma. Va bene. Vuoi concludere il discorso sulla cambiale sociale? Ho fatto una digressione sul tempo, eccetera. Sì, allora il concetto è che originariamente il valore di ciascuno veniva che oggi noi vogliamo reintegrare, diciamo, dentro alla cambiale sociale, veniva visto e dato come dono di sé agli altri. Faccio un esempio molto banale. Quando uno arrivava in una tribù, parliamo del tempo della prima, diciamo, socializzazione dell'uomo, alla fine dell'ultima glaciazione, praticamente nella piccola, appena dopo la piccola glaciazione di Wallace, praticamente ci sono questi piccoli nuclei di società, clan, in cui si erano, diciamo, socializzati i primi gruppi umani, in cui poi arrivavano degli altri nuclei che si integravano, e siccome la società di allora non conosceva ancora la tecnica agricola, era di puro raccolto e caccia, e quindi era una società di pura sopravvivenza. A volte c'era da mangiare, a volte no, e quindi quando arrivava qualche altro gruppo che si integrava, qualche gruppo familiare che si integrava nel clan, quella che era la disponibilità economica, diciamo, cibaria del clan doveva essere poi diviso con altre bocche da sfamare, e quindi era proprio un dono reale che il capitale accumulato dal clan veniva suddiviso, condiviso con i nuovi arrivati, quindi il valore creato dal clan veniva dato come puro regalo, come dono a chi si integrava nel gruppo. E poi è andata avanti per molti millenni questa storia, questo concetto della moneta anche come denaro, cioè come valore e come regalo. È andata avanti fino a che non se ne sono impossessati gli sciamani. Non entro nel dettaglio perché lì l'argomento richiederebbe una marea di altri video che magari facciamo in altre occasioni. Va bene. E comunque, insomma, veniva dato come dono, la moneta veniva data come dono. E questo si è perso nel corso dei secoli perché qualcuno se n'è voluto impossessare, perché poi per traslazione questo dono veniva dato anche al Dio. Così, solo per dirlo in estrema sintesi, questo dono veniva dato in merce di scambio come offerta, come obolo, appunto, perché obolo significa ebolo, significa denaro, e veniva dato come obolo in contraccambio della grazia ricevuta, diciamo così, che ancora oggi noi abbiamo, no? Nella cultura cristiana attuale, tuttora c'è il concetto della grazia ricevuta che va pagata con un fioretto, si dice, ma fioretto deriva da fiorino, no? E quindi questo fioretto veniva pagato con l'obolo, che poi è diventato obolo. E quindi tutto questo per dire che noi abbiamo cominciato a avere il concetto del denaro come regalo. Noi oggi dobbiamo ritornare al concetto originario che era in un contesto complessivo, come è il corpus delle leggi
del codice civile col codice penale, è tutto un unicum, no? Il codice amministrativo è tutto un unicum, non ci può essere un articolo di legge del codice penale che confligge con quello civile, deve essere integrato. Noi oggi, grazie a travisazioni e a mistificazioni di secoli e millenni da parte di quelli che sappiamo bene, ci troviamo in tutta una serie di scompensi logici e quindi anche di diritto, fra l'altro, di diritto civilistico e penalistico, che ci porta ad avere delle incongruenze paradossali. Quindi noi dobbiamo riportare entro i cardini e entro i binari della giustizia e del diritto anche il concetto che è stato depravato, corrotto e mistificato nel corso dei secoli, tra cui anche quello del denaro. Il denaro non può essere sottratto al reale proprietario, al reale sovrano, che è il cittadino, l'individuo, il soggetto umano. Non può essere messo, tolto e sottratto, fra l'altro senza nessuna delega, perché come ogni diritto si nasce, questo lo riconosce anche la Costituzione, si nasce in uno stato, in uno status, come si dice giustamente in latino, che è lo status di diritto, prima che di tutte altre cose. Si nasce quindi cittadini italiani con lo status di cittadino italiano, che prevede tutta una serie di diritti, fra cui anche il diritto di possesso, e fra i diritti di possesso il primo è il diritto della sovranità monetaria. Non so se è chiaro il concetto. Quindi quando uno parla di diritto di possesso, il primo diritto è quello, e nessuno ha mai ufficialmente formalizzato la cessione del diritto di possesso della sovranità monetaria allo Stato e a nessun altro, pure nessuno si è mai sognato una cosa del genere, e questo deve essere ben chiaro a tutti. Quindi noi dobbiamo reintegrare quello che era un diritto primario di nascita, soggettivo, oggettivo e proprio all'interno della persona umana, che è il diritto della sovranità monetaria, senza nessun ma, nessun se e nessuna condizione. Spero che sia chiaro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ringraziamo il dottor Orazio Ferniani, fondatore di Alba Mediterranea, ed è molto vero quello che ha detto, è molto vero. Noi siamo mezzi sciamani e mezzi scienziati, lobo destro e lobo sinistro. E questo è molto vero. Fate quello che sentite, non fate quello che dice la mente, perché la mente mente.